Buona serata dal telegiornale di Imperia TV ed Andrea Pamati. È purtroppo deceduto uno dei tre anziani che erano stati ricoverati per primi a Ponte d'Assio a seguito del contagio da coronavirus sviluppatosi nell'ambito degli impianti sportivi del paese. Si tratta di un uomo di 87 anni che aveva anche altre patologie. Primo decesso anche in Costa Azzurra, dove invece è morta una donna di 63 anni. Il servizio. È purtroppo deceduto all'ospedale di Sanremo, dove era ricoverato uno dei primi tre anziani risultati contagiati a Ponte d'Assio. Si tratta di un uomo di 87 anni con un quadro clinico complicato da diverse patologie pregresse, i cui familiari sono attualmente sotto vigilanza sanitaria ai loro domicili, così come una cinquantina di persone in tutta la Valle Impero e nell'Imperiese che avevano frequentato gli impianti sportivi di Ponte d'Assio. Si tratta del terzo decesso in provincia di Imperia, dopo quello dei due anziani, fratello e sorella, di Bussana. Intanto, sempre oggi si registra il primo decesso legato al coronavirus in Costa Azzurra. Si tratta in questo caso di una donna di 63 anni con un quadro clinico già compromesso che era ricoverata all'ospedale di Nizza. In Francia attualmente le cifre ufficiali parlano di 62 morti, 2.876 persone contagiate e 129 pazienti ricoverati in terapia intensiva. E purtroppo la direzione sanitaria degli ospedali Galliera segnala due decessi, un uomo di 88 anni genovese e un uomo di 64 anni residente in ASL 4. Entrambi erano ricoverati in rianimazione e il Covid-19 è stato ritenuto concausa dei decessi. All'ospedale Policlinico San Martino di Genova sono deceduti invece un paziente di 70 anni di Genova e una paziente di 66 anni, anche lei residente nel capoluogo. Entrambi erano ricoverati nel reparto di rianimazione. Per entrambi i casi il coronavirus è stato ritenuto anche in questo caso concausa del decesso. E nonostante l'incremento costante dei ricoveri, la situazione nelle strutture dell'ASL Imperiese è sotto controllo e non si registrano criticità nemmeno per quanto riguarda la terapia intensiva. Lo ha evidenziato in collegamento telefonico con la nostra redazione il direttore generale dell'ASL, Marco Damonte Prioli. Direttore Prioli, possiamo fare un po' il punto della situazione, soprattutto per quello che riguarda l'attività negli ospedali, anche perché è bene che non si diffondano voci sbagliate su questo, sono momenti delicati, sicuramente siete sotto pressione, ma come dire, non si è raggiunto un livello di guardia. Assolutamente no, prima di tutto continuo sempre a ringraziare tutto il personale che sta lavorando con dedizione e impegno e volontà nell'aiutare tutti i nostri cittadini a superare questo momento. Stamattina ho fatto anche visita al reparto appositamente creato presso l'ospedale di Imperia, in cui facciamo i triage di tipo respiratorio, e ho trovato persone che, sebbene diciamo, nel disagio, una grande volontà nel lavorare e nel collaborare a risolvere tutto insieme questo problema. Chiaramente i ritmi sono serrati, però tutti stanno facendo il massimo e quindi la struttura per adesso è assolutamente consona ai bisogni. Naturalmente ci siamo programmati anche per sopportare un carico maggiore di quello attuale, con tutte le difficoltà del caso. Ecco, di oggi purtroppo la notizia del terzo decesso nel territorio imperiese, dopo i due anziani di Bussana, un anziano di Ponte d'Assio. Ci sono ulteriori ricoveri comunque anche in queste ore. Beh, assolutamente sì, i ricoveri continuano, chiaramente la maggior parte sono sintomatologie di tipo respiratorio, quindi i nostri cittadini vengono accolti, vengono posizionati negli appositi reparti, a seconda della gravità del tipo di sintomi viene applicato il tampone e quindi poi diciamo si avranno i risultati e quindi si decide sul tipo di cura. È chiaro che per adesso i decessi che si hanno avuti purtroppo sono legati anche a delle situazioni cliniche già abbastanza gravi. Sempre comunque nel dispiacere mi associo comunque sempre ai familiari in questo tipo di evento della nostra vita. Diciamo che per adesso siamo assolutamente nella media di quelli che è il normale decorso di questo tipo di malattia.
Ecco, anche per quello che riguarda la terapia intensiva, non ci sono emergenze dal punto di vista di posti letto, dal punto di vista di respiratori, quant'altro. No, assolutamente no, anche in linea con la regione, quindi con Adisa e l'assessore Viale, abbiamo condiviso un piano di incrementale dei posti letto di terapia intensiva, che quindi se e quando ce ne sarà bisogno riusciremo ad avere posti ulteriori dove poter diciamo, curare la tipologia dove poter applicare la tipologia di cura più intensiva che questa malattia prevede. Siamo attrezzati. Grazie direttore, grazie, buon lavoro a lei, a tutti i medici, infermiere, OSS, personale, insomma tutti quelli che sono in prima linea in queste ore. Grazie. Assolutamente, grazie a voi. Grazie a voi. Il sindaco di Imperia Claudio Scajola, attraverso un videomessaggio, ha illustrato le misure adottate ieri sera dal Comune per sostenere i cittadini e le imprese in questo momento di difficoltà. È stato deciso di spostare al 30 giugno tutti i pagamenti dei tributi comunali. A Porto Maurizio non si pagheranno i parcheggi davanti al Duomo, a Oneglia sarà gratuito il parcheggio ex Agnesi, gratuito anche il parcheggio dall'ospedale, ma per i soli operatori sanitari. Sentiamo. Il nemico invisibile va combattuto con l'aiuto di tutti. C'è il personale sanitario, i medici, tutti i volontari del soccorso, tutto nel complesso il sistema dell'assistenza che sta facendo un lavoro encomiabile per cercare di darci un po' di serenità. Ma crescono i contagi anche nella nostra terra. E quindi l'appello che continuo a rivolgere è quello ai nostri concittadini di restare a casa, di uscire il meno possibile per le esigenze previste e contemplate dalla normativa. Dobbiamo cercare di contrastare il contagio e lo si contrasta se non ci sono più i contatti fra le persone. Facciamo questo sforzo, proviamo per questi 15 giorni, vediamo se in questo modo fermiamo il contagio. Ma i danni di questo nemico invisibile sono anche alle categorie economiche, a tutti i cittadini potremmo dire. E allora il Comune ieri, con delibera di giunta, ha deciso di venire incontro per quanto possibile attraverso lo spostamento di tutti i pagamenti dei tributi comunali. Li spostiamo tutti al 30 giugno e quindi spostiamo la TOSAP, la TARIG. Sia quella annuale sia quella a carattere permanente, spostiamo anche la Tari. La Tari la rimoduliamo facendola diventare quattro rate per essere meno pesanti sui portafogli dei singoli cittadini. Ecco, questo cerchiamo di fare nell'attesa che ci possano essere provvedimenti da parte dello Stato che dovrebbero essere a breve per aiutare le categorie e le persone in difficoltà. Insieme a questo abbiamo deciso che sui parcheggi, quelli a righe blu, ci debba essere una diminuzione dell'esborso perché ci sono alcuni cittadini che non andando a lavorare non hanno altro posteggio. E allora abbiamo ragionato, pensato e abbiamo preso questa decisione. A Porto Maurizio, nella zona davanti alla Basilica, davanti alla Questura, solo in quella zona lì, fino al 3 di aprile non sarà a pagamento quella zona blu. Così a Porto Maurizio il parcheggio sotterraneo dell'Amadeo non sarà a pagamento fino al 3 di aprile. E così venendo a Oneglia il parcheggio ex Agnesi, anche questo sarà gratuito fino al 3 di aprile. Per la zona vicino all'ospedale abbiamo ritenuto che si dovesse scoraggiare chi va in ospedale e invece agevolare gli operatori sanitari. Quindi gli operatori sanitari con l'esposizione sul vetro dei loro passi di dipendenti ospedalieri non pagheranno fino al 3 di aprile nelle zone blu dell'intera zona ospedaliera. Poi abbiamo deciso di far partire l'assistenza domiciliare per gli anziani, per i disabili, che hanno bisogno di essere aiutati per la spesa, per portargli i farmaci a casa. E
e quindi attraverso il centralino del comune 0183 70 11 si può ottenere questo servizio che sarà gestito dal personale della SAD e dai custodi sociali e delle pubbliche assistenze. Infine, per contribuire all'igiene necessaria, fondamentale della nostra città, da questa mattina ci sono interventi di sanificazione profondi nelle zone di tutta la città di Imperia affinché si possa ritenere di dare un fermo a quei virus che potessero essere dispersi sul territorio pedonale. Lo abbiamo ragionato, lo abbiamo confrontato con gli esperti. Ci pare una buona cosa, sarà fatto con attenzione e parte da questa mattina. Ecco allora, quello che noi possiamo fare lo stiamo facendo. Stiamo cercando di mettere tutto il nostro impegno nelle nostre competenze per fare quello che si può fare per combattere questo virus che è diventato il flagello dei nostri tempi e di cui non c'è precedente nella storia. E sempre ad Imperia è partito un intervento di sanificazione della città disposto dall'amministrazione comunale. L'incarico è stato affidato a una ditta specializzata che impiega un prodotto non dannoso per persone e animali in servizio. L'amministrazione comunale di Imperia ha avviato una serie di interventi di sanificazione delle strade con prodotti non tossici. Il primo intervento è stato attuato oggi nella zona dei portici di Oneglia. L'assessore all'ambiente Laura Gandolfo ha spiegato che il progetto prevede la sanificazione di tutta la città con particolare riferimento a percorsi pedonali, marciapiedi e cunette. Si tratta di una decisione legata alla lotta alla diffusione del coronavirus e il compito è stato affidato a una ditta specializzata di Sanremo. Il prodotto impiegato è acido paracetico, una sostanza naturale che deriva dall'aceto che non è dannosa né per le persone né per gli animali. L'intervento, oltre al centro di Oneglia, interesserà anche quello di Porto Maurizio, i borghi e le frazioni e anche le zone periferiche e verrà monitorato dagli agenti della Polizia Municipale. Per sostenere il personale, i medici e infermieri, durante l'emergenza coronavirus, la Regione Liguria ha attivato un conto corrente dedicato per tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo. Il presidente Toti ha sottolineato che i fondi verranno destinati esclusivamente a finalità sanitarie e verrà dato conto ai cittadini del loro utilizzo. Vediamo. Il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, ha fatto sapere che è attivo il conto corrente Regione Liguria, raccolta fondi a sostegno emergenza coronavirus. Una raccolta fondi destinata al sostegno del personale, di medici e di infermieri per rendere migliori le condizioni di lavoro di chi è impegnato oltre ogni limite per sconfiggere il coronavirus. Le prime offerte sono state destinate direttamente alle strutture scelte dai donatori, ma le telefonate ricevute dal presidente Toti da cittadini che vogliono offrire contributi sono veramente numerosissime e con questo conto corrente la Regione risponde a queste richieste, ringraziando tutti coloro che vorranno contribuire. Le somme raccolte saranno destinate esclusivamente alla finalità sanitaria di contenimento del Covid-19 e verrà dato conto ai cittadini del loro utilizzo. Toti ha ringraziato per la generosità tutti coloro che vorranno contribuire a sostenere la nostra sanità, che in questo momento è in prima linea e sta sostenendo un grande peso grazie al lavoro di tutti gli operatori impegnati sul campo. L'emergenza coronavirus sta colpendo pesantemente anche il settore della pesca, lo evidenzia la Coldiretti, che denuncia come la maggior parte delle imbarcazioni ligure siano ferme nei porti. Un altro servizio. Dallo strascico alla piccola pesca, con l'emergenza coronavirus sono ferme in porto la maggior parte delle imbarcazioni liguri, mentre le lampare, che avrebbero dovuto iniziare a fine marzo la stagione della pesca all'acciuga, hanno deciso al momento di non armare le barche, non potendo garantire la distanza necessaria tra l'equipaggio e non avendo, una volta giunti a terra, garanzia di vendita del loro pescato a miglio zero, essendo chiusi i classici canali che stagionalmente attendono questo pesce locale, come ristoranti e alberghi.
È l'allarme lanciato da Coldiretti Liguria nel sottolineare che gli ulteriori limiti agli spostamenti imposti dal decreto emanato dal governo per fermare il contagio da coronavirus stanno colpendo duramente anche le marinerie liguri, dove si registra un crollo della domanda di pesce fresco causato principalmente dal cambio delle abitudini dei cittadini. Se la ristorazione aveva infatti già drasticamente ridotto le richieste di prodotto, visto il calo dei clienti, la nuova tendenza a fare la spesa ogni 2 o 3 giorni per evitare di doversi recare spesso al supermercato ha portato i consumatori a orientarsi verso conservati e surgelati, che peraltro, secondo Coldiretti, in 9 casi su 10 contengono prodotto straniero. Francesco Parrella, comandante della Polizia Municipale di Alassio, si è rivolto alla cittadinanza per ricordare alcune delle regole da seguire per gli spostamenti sul territorio. Sentiamo. Il messaggio che vogliamo rendere chiaro, visti i decreti che si stanno susseguendo da parte del governo, a tutti i cittadini presenti ad Alassio, è quello di rimanere in casa. Sappiamo che le uniche deroghe sono quelle dovute a motivazioni di lavoro, di salute e di necessità, di stringente, assoluta e indifferibile necessità. Dobbiamo dare un'interpretazione per forza restrittiva a questo concetto per evitare uscite che sono contrarie a quanto previsto dal decreto. Le forze di polizia presenti, tra cui la polizia locale nel territorio di Alassio, hanno facoltà di fermare i soggetti sia in auto sia anche a piedi e chiedere conto della loro presenza sul territorio. È possibile che chiedano la compilazione di un'autocertificazione, che quindi non è un documento che per forza il cittadino deve possedere, se lo possiede già è una cosa in più, ma nella quale deve certificare che la motivazione per cui è fuori è dovuta a questi 3 motivi che abbiamo detto: salute, lavoro o stringente necessità. Non esistono altresì confini territoriali tra comuni, tra province, tra regioni, ma la motivazione è alla base deve essere alla base del fatto di trovarsi all'esterno della propria abitazione. Ricordiamo, facendo nostre le domande più frequenti che riceviamo al centralino del comando, che è comunque sempre attivo per ogni tipo di informazione, che il jogging, la corsetta, lo sport all'aperto è previsto nel decreto di 2 giorni fa e quindi è consentito, naturalmente non in gruppo, ma mantenendo le distanze previste. Mentre altre tipologie di passeggiate, diciamo uscite sull'esterno, se non sono legate alle motivazioni che abbiamo anche ribadito, non sono consentite. I cittadini della Liguria, nella maggioranza dei casi, rispettano le norme, le città si svuotano, la gente rimane in casa per dare così il proprio contributo alla lotta contro il virus. Vediamo. I cittadini liguri stanno rispondendo con molta serietà e correttezza alle norme di sicurezza imposte dal governo per contrastare l'emergenza coronavirus. Come ha ricordato il sindaco di Imperia Claudio Scajola, restare a casa è un obbligo se si vuole uscire il prima possibile da questa situazione di emergenza. Le strade dei vari centri cittadini liguri sono deserte ed è consentito spostarsi solo per ragioni di stretta necessità, di salute, per recarsi a fare la spesa o in farmacia. Le vie del centro di Diano Marina, normalmente affollate di turisti e cittadini, sono deserte e quasi spettrali, simbolo della situazione che si sta vivendo in tutte le città d'Italia. Il sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, ha da ieri filtrato l'ingresso e contingentato il pubblico a Palazzo Comunale, riservato soltanto a servizi essenziali. Anche a Loano abbiamo documentato una situazione analoga: i cittadini restano a casa nel rispetto delle norme, con la speranza di vincere la battaglia con il terribile coronavirus il più presto possibile. La cittadina di Alassio, in provincia di Savona, è deserta come non la si era mai vista. Nelle vie del centro, nel rinomato budello, regna il silenzio, simbolo di una situazione che si sta vivendo in tutte le città d'Italia a causa dell'emergenza coronavirus. In questo caso ad Alassio ce ne parla Luca Galtieri. Ciao Imperia TV, ad Alassio la situazione è questa. Via Aurelia, direi deserta, negozi tutti chiusi. I pochi che vanno a passeggio per motivi ovviamente o di lavoro o di salute si comportano perfettamente.
anche le vie traverse, come vedete, alberghi chiusi, attività come in questo caso pizza al taglio chiusa. Questa è Piazza Pacini, solitamente affollata, oggi si presenta così. Anche la via Dante si presenta così, attività chiuse, traffico in questo momento zero. Per capire meglio la situazione del budello, guardate queste immagini. Comportamento esemplare da parte dei commercianti e lassini. Tutti rispettano le regole, tutti in casa. E questo è lo slogan. E l'ultima inquadratura per gli amici di Imperia TV è questa. L'isola Galinara, il mare, la spiaggia deserta, il lungomare deserto, giornata uggiosa, ma tutti in casa che rispettano le regole. Talasso è tutto. Per le attività che sono state sospese con decreto del Presidente del Consiglio, tale sospensione di attività non richiede un intervento sul registratore telematico. Lo evidenzia la Confcommercio, spiegando che in caso di interruzione dell'attività, tra l'altro per eventi eccezionali, il registratore telematico alla prima trasmissione successiva, ultima utile, predispone e invia un file contenente la totalità dei dati relativi al periodo di interruzione per i quali non è stata effettuata chiusura giornaliera. Sempre sul fronte delle imprese, l'Agenzia delle Entrate ha fatto invece sapere che sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, nonché riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici Agenzia delle Entrate, a meno che non siano in imminente scadenza. L'istituzione di un tavolo tecnico coordinato da Regione Liguria, il cui primo obiettivo sarà la definizione a strettissimo giro di costi certi e univoci per la messa in sicurezza delle aree e il raggiungimento dell'accordo per la cessione anticipata al Comune di alcune aree da destinare a mobilità pedonale e ciclabile. Questi gli esiti della riunione in videoconferenza del Collegio di Vigilanza, coordinato dal Comune di Ventimiglia e convocato per fare il punto sull'accordo di programma per la riconversione delle aree del Parco Ferroviario del Roia a usi produttivi e commerciali. Vediamo. Questa mattina con il Comune di Ventimiglia, RFI, FS, la provincia di Imperia, l'Agenzia del Demanio e tutti gli enti preposti si è riunito il Collegio di Vigilanza, convocato appunto dal Comune di Ventimiglia. Ci siamo visti ovviamente in videoconferenza, vista la situazione legata ai problemi del coronavirus, per fare il punto sull'accordo di programma delle aree del parco ferroviario, il parco Roia, quell'area straordinaria, importante, grande, che dovrà dare sviluppo, commercio, economia al territorio di Ventimiglia, ma visti i numeri e le previsioni potrà essere veramente una risorsa importante per tutto il Ponente. Bisogna ancora mettere a posto diversi punti di natura esclusivamente tecnica, innanzitutto vedere quelli che sono gli interventi per la messa in sicurezza di quest'area e quindi per poter arrivare a una sua smanializzazione. Ovviamente come Regione Liguria stiamo collaborando, daremo anche delle risorse importanti al Comune di Ventimiglia proprio per raggiungere questo straordinario obiettivo. Abbiamo deliberato di costituire un tavolo esclusivamente tecnico che verrà proprio coordinato dall'ingegner Boni della Regione Liguria e per fare il punto ed arrivare ad una quantificazione di quelli che saranno i costi proprio per gli interventi definitivi. Inoltre è stata ovviamente recepita un'importante richiesta del Comune di Ventimiglia che chiedeva in anticipo alcune aree destinate per la mobilità cittadine, aree che saranno utilizzate per la pedonalizzazione,
per il discorso anche di ciclovie. Non dimentichiamo che su tutto il territorio del Ponente Ligure stiamo investendo risorse importanti anche per il rilancio di quella che è la mobilità legata alla bicicletta e quindi alle ciclovie. Quindi una riunione importante. Prossima settimana ci sarà un'ulteriore riunione, non ci fermiamo nonostante ovviamente sia un periodo difficile, complesso, ma bisogna continuare a lavorare. La tecnologia fortunatamente ci permette di farlo anche a distanza senza incontrarci, però non dobbiamo fermarci, ma dobbiamo pensare al futuro del nostro territorio e al suo rilancio. Gare e manifestazioni sportive rinviate, impianti chiusi, il Comune di Genova sta studiando misure di sostegno al mondo dello sport. Il messaggio del consigliere delegato Stefano Anzalone. Come sapete, il mondo sportivo si è fermato, tante manifestazioni sono state rimandate e questo breve messaggio per dirvi che l'amministrazione comunale sta elaborando strumenti a sostegno del mondo sportivo e dei nostri concessionari. E vi chiediamo di rispettare le norme emanate dal governo. Le prossime due settimane sono importanti per debellare il virus. Adesso l'angolo con le riflessioni di Daniele Lacorte. Non siamo ancora in sicurezza. Dopo il nuovo decreto, gli responsabili non si sono arresi. In molte località della Riviera, anche se poche, le persone hanno continuato a girare, continuano a girare. Sembra che ancora in molti non si siano resi conto di cosa sta accadendo. Sembra surreale, ma vi assicuro che più di un imbecille non è a conoscenza dei rischi che stiamo correndo. Ma i controlli ci sono, le distanze vengono rispettate, le uscite dai comuni bloccate. Ci poniamo come sempre la domanda, quando scopriamo che in più di un supermercato la gente gira tranquillamente una accanto all'altra nella scelta dei prodotti da acquistare. L'altra sera i nuovi provvedimenti, ma ieri mattina c'era ancora chi cercava un bar aperto, sorpreso e incredulo dai divieti. Purtroppo abbiamo anche scoperto, grazie alla telefonata di un collega francese, che anche Oltralpe pochi si sono resi conti della situazione, ma forse anche colpa della poca informazione. In Italia è diverso. Pur essendo l'informazione tambureggiante, il numero dei sordi è ancora sempre troppo alto. Ora le notizie relative all'autostrada dei Fiori. Tronco a 10, Savona 20 miglia, confine di Stato, direzione Francia, carreggiata nord, tra Spotorno e finale Ligure, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento della galleria Orco, dal 9 al 15 marzo. Tronco a 6, Torino-Savona, direzione Savona, tra Ceva e Millesimo, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per lavori di rifacimento dell'impalcato del viadotto Mollere Sud fino al 9 aprile. Tra Millesimo e Altare, chiusura della corsia di sorpasso per lavori di miglioramento sismico viadotto Tapello fino al 30 aprile. Tra Altare e Savona, chiusura della corsia di emergenza e marcia per adeguamento e rinforzo viadotto Termoia di sopra fino al 15 marzo. In direzione Torino, tra Millesimo e Ceva, chiusura della corsia di emergenza e marcia per lavori di miglioramento sismico del viadotto Valbona-Molinazzo fino al 30 aprile. Tra Millesimo e Ceva, restringimento della carreggiata in regime di deviazione carreggiata sud per lavori di rifacimento impalcato viadotto Mollere Sud fino al 9 aprile. Tra Savona e Altare, chiusura della corsia di emergenza e marcia per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo fino al 30 giugno. Ed è tutto per questa edizione, grazie per il vostro cortese ascolto. Da Andrea Pomati l'augurio di trascorrere una buona serata e mi raccomando, restiamo in casa, usciamo soltanto se siamo costretti, seguiamo le regole, diamo così anche noi il nostro contributo attivo, stando a casa, alla lotta contro questa bestiaccia di virus che sta purtroppo mietendo anche tante vittime. Cerchiamo quindi di collaborare con le autorità per quanto ci è possibile. Grazie e arrivederci.